Rotolo tiramisù senza cottura ma col pandoro. Ingredienti per il rotolo: 400 g di pandoro, 100 ml di panna liquida, 60 ml di caffè ristretto, un cucchiaino di estratto alla vaniglia. Per la crema a tiramisù abbiamo bisogno 500 g di mascarpone, 125 ml di panna, 125 ml di zucchero a velo, 80 g di tuorli d'uovo pastorizzati. Liquori a scelta. Comincio a sbriciolare il panettone con le mani. Aggiungo un cucchiaino di vaniglia nella panna e aggiungo sempre nella panna 60 ml di caffè ristretto. Verso tutto sul pandoro fatto a pezzetti e comincio ad impastare. Impastiamo per bene tutto, si deve amalgamare tutto alla perfezione. L'impasto è pronto, adesso lo lasciamo un attimo da parte e andiamo a preparare la crema tiramisù. Andiamo a montare la panna con 2 cucchiai di zucchero al velo e prendiamo lo zucchero dal totale della ricetta della crema Montare la tiramisù. panna. La panna è montata. Non si rovescia, quindi possiamo procedere con la Verso il ricetta. mascarpone In una terrina capiente e lo zucchero. Aggiungo le uova. Quando le uova sono amalgamate per bene, aggiungo la panna. Una volta che abbiamo incorporato per bene la panna, possiamo lasciarla un attimo da parte e tornare all'impasto col pandoro. Versiamo l'impasto che avevamo fatto col pandoro su un foglio di carta forno e mettiamo un altro foglio di carta forno sopra. Abbassiamo un pochettino e andiamo col mattarello. Cominciamo a stendere l'impasto. Andiamo a stendere per bene l'impasto. Mi sono messa le 2 mattonelline a fianco per fare lo spessore in maniera uniforme. Andiamo a tagliare l'impasto dritto. Quello che togliamo dai lati lo aggiungiamo da un'altra parte. Ho sistemato la base. Ora vado a riempirla con la crema tiramisù. Vado a stendere la crema, tenendomi lontano solo da un bordo che mi servirà per chiudere il tutto. Andiamo ad arrotolare. Abbiamo arrotolato il nostro Swiss roll al tiramisù, adesso lo andiamo a mettere su un altro foglio di carta forno perché ho impasticciato tutto. Con la restante crema per il tiramisù andiamo a rivestire il nostro rotolo. Ecco qui, ho spalmato la crema tiramisù dappertutto, adesso vado a fare
un po' di giochini con la spatola. Eccolo qua, il nostro rotolo tiramisù è pronto. Allora, mettiamolo un paio d'ore nel frigo prima di tagliarlo. Se poi necessitiamo di un utilizzo immediato, allora possiamo metterlo anche 20 minuti direttamente nel freezer e si può già tagliare. Adesso aspettiamo un attimo, lo metto nel freezer io per 20 minuti, così vi faccio vedere come viene all'interno.